dal Vangelo secondo Giovanni. In verità, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità, io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Cari amici, bentrovati. Abbiamo ascoltato un pezzetto del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, che è tutto dedicato alle immagini di Gesù che presenta se stesso come il buon pastore, il pastore bello, meglio sarebbe così la traduzione. E la Chiesa ce lo fa ascoltare tutto questo capitolo nei tre anni liturgici. Quest'anno abbiamo ascoltato i primi 10 versetti dal Vangelo di Giovanni, poi nell'anno B fino al versetto 18 e nell'anno C fino al versetto 30, anche se diciamo tutto il capitolo va avanti fino al versetto 42. E come abbiamo visto, immediatamente Gesù nel suo parlare mostra che c'è anche un intento un po' di conflittualità, un intento polemico stavolta da parte di Gesù, perché dice subito che c'è qualcuno che entra nel recinto delle pecore legittimamente, entra dalla porta, e qualcuno invece che sale abusivamente. Qui dietro c'è anche tutta la polemica che è stata già presente nelle pagine dell'Antico Testamento. Voi sapete che il titolo del pastore se lo attribuivano anche i re, i capi del popolo, ma poi a un certo punto i profeti nel nome di Dio cominciano a dire: guardate che qui dal punto di vista dei capi, sia di tipo politico sia di tipo religioso, non ci siamo proprio. E Dio a un certo punto interviene e presenta se stesso come il pastore bello, il pastore buono, che manderà un pastore secondo il suo cuore che continuerà a prendersi cura di lui. Gesù tutto questo retroterra lo conosce e lo mette là sul piatto, perché nel frattempo è cresciuta anche una certa ostilità nei suoi riguardi, nel modo con cui lui esercita la sua parola, il suo insegnamento, il suo stile di vita. E guardate che se voi andate a leggere il capitolo 10 nella sua interezza, trovate due momenti che sono a dir poco drammatici. Innanzitutto Gesù per questo suo parlare viene trattato e chiamato addirittura indemoniato, e poi vogliono lapidarlo. Insomma, mentre questo brano, quando lo ascoltiamo, soprattutto quando ascoltiamo gli altri versetti negli altri anni liturgici, noi sentiamo anche tutto un senso anche di pace, di sicurezza. Ricordate il Salmo 22 o 23, come dir si voglia, no? Io sono il Signore, il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Insomma, l'immagine del pastore attribuita a Dio innanzitutto, a Gesù suo figlio, è un'immagine molto rassicurante che a noi piace, e spero che ciascuno di noi in questa immagine ritrovi davvero questo Dio che garantisce la nostra sicurezza, che garantisce la nostra vita, perché è Lui che la conduce, è Lui che l'accompagna. Però dietro questa immagine molto rassicurante c'è tutta una realtà conflittuale con chi invece, addirittura arrogandosi di parlare e di agire nel nome di Dio, ha sfruttato il gregge, ha sfruttato le persone. Ecco, Gesù subito mette in chiaro: lui invece è il pastore che si prende cura, è il pastore che entra dalla porta, anzi lui stesso è la porta, e chi entra attraverso la sua vita può entrare e uscire, perché la vita di Gesù, la proposta che Gesù ci fa, non è una proposta che cattura, ma è una proposta che libera. Ecco, miei cari, questa domenica per questo motivo è stata chiamata la Domenica del Buon Pastore, e già da Papa Paolo VI fino ad oggi, in questa domenica
o meglio, i mesi precedenti, proprio per preparare questa domenica, i papi hanno voluto dare un messaggio, perché è stata dichiarata anche la giornata mondiale delle vocazioni, in modo particolare delle vocazioni alla vita sacerdotale e alla vita religiosa, ma possiamo anche dire la vocazionalità della vita che prende tutti. E in qualche modo però è chiaro che quando ascoltiamo questo brano il cuore di un sacerdote non può non risuonare in modo particolare, risuonare sia come fascino, sia come sogno, sia come desiderio, perché sappiamo che un prete è prete perché è consacrato per chiamare a continuare l'opera di Gesù buon pastore, il pastore che conosce le pecore, che ha una relazione personale con loro, che non attira a sé ma che porta Gesù, che si fa compagno di strada, che non sfrutta, ma magari si lascia sfruttare per dare la vita per amore, come ha fatto Gesù. Ecco, cari amici, è chiaro che il cuore di un prete o il cuore di uno che comincia a sentire dentro di sé il desiderio di consacrare tutta la sua vita nel sacerdozio o nella vita religiosa, risuona e sente un fascino. Ma diciamo così, parlo per me, ma sono convinto di interpretare anche il cuore di tanti confratelli. Noi avvertiamo anche un timore. Sentiamo anche il senso di una responsabilità, perché sappiamo che tante volte invece non viviamo così, non abbiamo vissuto così. Sappiamo che quando Gesù in qualche modo dice che c'è qualcuno che abusa, che sale da un'altra parte, può intendere anche tanti di noi che magari abbiamo cercato nel sacerdozio una soddisfazione personale, rischiamo di cercare nel sacerdozio le ambizioni di una carriera tutta umana, rischiamo di sfruttare addirittura il ministero per manipolare la gente, per manipolare le coscienze, e in questo senso, voi capite, non alludo soltanto al gravissimo scandalo della pedofilia, alludo anche a tutte le volte in cui la nostra motivazione come preti non è una motivazione sincera, potrebbe non essere una motivazione retta, una motivazione cioè che derivi dal nostro amore a Gesù e dal nostro amore alla gente a cui lui ci manda per dedicare la vita, per amore loro, come ha fatto lui fino a sacrificare la vita, fino all'altare della croce. Ecco, allora un senso di attrazione, un sogno che rinasce nel cuore di ognuno di noi sacerdoti che ascoltiamo questo Vangelo, ma anche un senso di responsabilità, un timore e un tremore per la preoccupazione, vorrei dire saggia, di uscire fuori strada, di essere usciti fuori strada. Perciò in questo giorno vi chiederei non soltanto di pregare per coloro che tra i giovani sentissero anche un'attrazione e un fascino per queste parole, ma vorrei dire di pregare anche per noi che preti già lo siamo, che viviamo in mezzo alla gente, che viviamo per le strade, speriamo, dei nostri quartieri, che guidiamo le nostre comunità o che facciamo quel servizio che la Chiesa ci ha affidato, affinché non ci perdiamo per strada, affinché non veniamo a essere indicati come Gesù ha fatto per alcuni, come dei lupi rapaci, come delle persone che salgono da un'altra parte perché vogliono fare un percorso di ambizione smodata, smisurata, ingiusta, non evangelica. Ecco, mi pare che questo Vangelo ci dia anche l'opportunità di fare una riflessione seria e serena anche sulla vita di tanti sacerdoti. È vero, molti di noi talvolta sono incoerenti, mostriamo le nostre fragilità, però in questo senso a maggior ragione abbiamo bisogno della vostra preghiera. Però permettetemi, in questo giorno vorrei anche che si ringraziasse il Signore per i tanti confratelli che veramente dedicano interamente la loro esistenza a vivere come Gesù. Non c'è amore più grande di chi dà la vita, e quanti sacerdoti stanno dando la vita per amore del Signore, anche proprio in senso fisico, rischiando notte e giorno oppressione, ingiustizia, minacce e addirittura anche morte, attraverso un martirio che è molto molto più ricorrente di quanto noi immaginiamo. Vorrei che ringraziassimo insieme il Signore per tutti quelli che noi abbiamo incontrato nella vita e sono stati davvero dei pastori santi, degli uomini di Dio che ci hanno aperto le strade del Vangelo, che ci hanno portato una parola di consolazione, che ci hanno aiutato a interpretare anche la nostra vita alla luce della fede, alla luce di Dio, che ci hanno fatto riscoprire una speranza. Vorrei che noi ringraziassimo il Dio per i tanti preti che davvero conoscono le persone loro affidate. Ricordo
solo per fare un nome di un sacerdote, santo sacerdote, che ho avuto modo di conoscere nella vita e con cui ho collaborato, Don Filippo Luciani, è stato rettore del seminario per tanti anni. Lui era stato parroco in una parrocchia del Vomero, in un quartiere di Napoli, ma quando passavamo per le strade di quel quartiere, lui sapeva in ogni palazzo quante famiglie c'erano, chi era disoccupato, chi era vedova, chi era orfano, sapeva ad una. Ecco, questa è l'immagine anche di sacerdote che in qualche modo rincuora, rinfranca il nostro cammino. Sacerdoti che cioè conoscono come Gesù, io conosco a una le pecore e perciò mi seguono, perché c'è un rapporto di intimità, c'è una conoscenza, c'è una relazione interpersonale finalizzata non tanto alla propria autoglorificazione, quanto invece a mettere l'altro, la persona dell'altro, al centro delle proprie attenzioni, perché l'altro possa aprirsi a Dio, possa ritrovare una speranza, possa fare un cammino. Pensiamo ai tanti sacerdoti che sono impegnati come pastori in mezzo ai giovani, giovani anche sbandati, che però trovano in un prete un punto di riferimento, un punto sicuro, affidabile, una persona che sa raccogliere le lacrime nell'otre del proprio cuore e custodirle e trasformarle magari in gioia per una speranza ritrovata. Sacerdoti che dedicano la vita ai carcerati, sacerdoti che dedicano la vita alle persone che stanno sulla strada, sacerdoti che scendono negli inferi per portare anche lì la luce del Vangelo. Ecco, questi sacerdoti noi dobbiamo invocare, per questi sacerdoti dobbiamo ringraziare, per questi sacerdoti noi dobbiamo auspicare che ne siano ancora di più, molti, tanti e santi. La Chiesa di Napoli, nel giorno della Domenica di Buon Pastore, il Vescovo consacra 16 nuovi sacerdoti. Non solo i nostri auguri, ma la nostra speranza, il nostro desiderio che possano essere sacerdoti secondo il cuore di Gesù, che possano essere pastori belli e buoni del popolo di Dio, per portare ciascuno, credenti, ma vorrei dire anche al di là degli steccati del popolo di Dio istituzionalmente raccolto nelle nostre chiese, nelle nostre parrocchie, pastori che sanno uscire fin nei vicoli delle strade di Napoli o di qualunque deserto polveroso delle nostre città, delle nostre campagne, del nostro paese, del nostro mondo, per portare la gioia e l'amicizia con Gesù. Auguri a questi sacerdoti nuovi, auguri a tutti i confratelli, grazie per le preghiere e la vicinanza che vorrete mostrare a ciascuno di noi, anche quando mostriamo le nostre debolezze e fragilità. Buon cammino a tutti.